per questa serata, ti piace? Ah, guarda, un piacere, sì, carina, una cosa diversa. Solo non riesco a capire. Cosa non riesci a capire? Ma dove vogliono arrivare tutte queste carinerie? Ma per cosa? Non riesco a capacitarmi. Guarda, non vogliono nasconderti niente, vogliono solo trasmetterti il messaggio della buona notizia, il messaggio della salvezza. Ma io queste cose non le capisco proprio, dubito di riuscirci oggi, sono cose troppo alte. Ma lo sai, anche Gesù quando parlava al popolo, parlava in parabole, proprio per evitare di essere incompreso, quindi gli parlava di terreni, di semi. Ecco appunto, io non capisco neanche. Va bene. Posso parlarti di negozi, ristoranti, altra vita, insomma. Ok. Allora senti, facciamo una cosa. Te la faccio io una parabola. Te ne intendi di cibo? Lì non mi batti da. Ok, allora ascolta. È andato compra la pompa, ho andato a cambiarla, faccio fare un mese. Ho comprato la pompa e l'ho cambiata. Ho smontato tutto il serbatoio, ho messo dentro, alla fine me l'ho scontata la guarnizione, tutto rismontato, però non funziona, guarda. Buttala. Non ce la faccio mai, butto 6.000 euro, però ma non è buon buttare, la moto così, pensate. Oh, però questa mangia stasera, c'ho fame. Con l'idea. E dai, se mangiamo una bella pizza. Che pizza? No, non mangiare la pizza. Guarda, questa è molto meglio. Sicuro. Andiamo al Mac così, ma scusa, ma che sta Dio, ma sembra mangiare per schifezze state, oh. No, a schifezze, guarda che buono. Ma che buono, sono schifezze. No. Oh, ciao, no, aspetta. Sì, guarda, ho preparato tutto quanto. Ma lì c'è proprio? Sì, tutto, okay. Che vogliamo andare a Firenze, giù. Per che schifezze, ho detto che non mi vado a rimanere in Italia. Ragazzi, andiamo fuori, che è? Oh, ciao, Daniele, bello ora. Allora dimmi, che facciamo stasera? Beh, io però mio ho già fatto. Sicuramente esci con la fidanzata tua. Beh, non proprio, lei non ci sta mai, quindi io approfitto questa un po' contatto. Ma provo a darmi una fidanzata tua. Fidanzata, solo che cambia lavoro, no? Quello, da quando ha cambiato lavoro, è sempre stanco, non gli vado uscivo, ma no, io sto tornato, sono stanco, ma io posso becchiare dentro casa con lui? No, e allora approfitta di questa cosa. Allora facciamo una cosa, uscivo tutti insieme stasera, dai. Non hai capito, Daniele. Cioè, noi vogliamo stare un po' insieme. Cioè, io dai, un po' separati. Ma insieme in che senso? Allora aspetta, appunto dico, dobbiamo partire, facciamo un weekend fuori, soltanto io e lui. Poi la prossima volta usciamo insieme tutti quanti, dai, tutta prete, poi torniamo tanto, eh. Ragazzi, scusa, ma non sapete quello che volete fare il mercato? Sì, vabbè. Anche non capite? Qua, non sapete. Scusa, qua là è fa male, ti sembra la fegato, comincia il colesterolo alto, poi comincia a prendere... Esagerato, non è possibile, mal di fegato, mal di cuore. Dottori, senti, io ho sempre sentito, correggetemi se sbaglio, che ci sono popolazioni che muoiono di fame, ma non di cibo. Oh, io vedo solo io all'ospedale tutte le gente, ci stanno gente obesa dappertutto, è gente ammalata col fegato, con i colesteroli alti, non le viene ostruite per quanto grasso, ma tutte schifezze che si mangiano, Paolo. Oh, il video c'ha bisogno di roba genuina, non gli muove da sempre se stai esagerata. Guarda, Daniele, guarda che secondo me soltanto perché tu non provi un po' di gelosia, magari guarda, comunque prova, poi vedi che è puro divertimento, è voglia di vivere, altro che il peccato. Non mi provi idea, non sicuri, sì, che è questa che ha voglia di vivere. E se ne è vita questa. Ma guarda che il peccato non dà la vita, ma la morte. Guarda che la Bibbia dice che il salario del peccato è la morte. Ma pensi proprio all'antica, Daniele, ma povera scappata una volta ogni tanto, che può che sia. No, guarda Daniele, te la prendo, ma io ti... Però guarda che... Allora senti qua, scusate, devo dire a morta. Io non sono mandata in un ospedale dove c'è stato un defunto, qualcuno che è morto e è scritto deceduto, causa del decesso, peccato! Oh, bella di questa! Quanto l'hai pensato adesso? Sicuramente in ospedale ci siamo andati, non abbiamo mai visto che qualcuno è morto prima. Eh beh, insomma, direi proprio no, Però abbiamo sentito che ci sono persone che sono depresse e sono infelici. Sì. Soddisfatte. Non è forse il peccato che è nell'uomo? Il peccato ti separa da Dio. L'uomo ha bisogno del suo creatore, invece ti si dà l'opposto. Solo Dio può far sta bene la sua creatura. No, grazie. Che
io parlo a vuoto, parlo e lei non mi ascolta proprio. E continua a mangiarsi queste immondizie. No, non sono immondizie, sono buone. Ma che, ma io mangio delle sta roba. Però dai, niente. Pensandoci bene, forse che ti porti a conoscere, già non siamo così duelli. Magari un po' di chiedere su me, parla per te. Sì, è vero, mi sento qualche chilo, però che ci metto a levarlo? Tutti così dicono, tutti iniziano come a te, no? Quando voglio smetto. Ma che dà? Ma tutti quelli che adesso stanno male, tutti dicevano con te. Ma che parla fa? Cioè io sono sprecalfiato questa. Ma che buono, ma mamma mia, ma tu a forza da stare così, ti metterai a dieta e ti metterai a correre più dottore. Ah, vabbè, sì. Vabbè. Fammi una grande, sì, vabbè. Sentite, ma voglio di fare patatine fritte. Ma non sentivo adesso, io parlo e non sente. Forse è il volume basso, mi senti? Sì, che ti senti. Meno male. Allora, non ti spiego come situazione. Se noi continuiamo a dare retta a lui, cioè io gli sto dando retta a un pochetto, però non possiamo fare più niente, perché come te muovi te muovi fai danno, come te muovi te muovi è peccato e smetti di vivere, perché insomma non fa più niente, quello è peccato, quello è peccato. Ma non c'è niente. Niente, allora noi abbiamo la nostra vita, ci mettiamo un po' del nostro, lui c'ha la sua, va bene per lui, insomma sono cose che per noi è bene niente, no, guarda, cioè tu sei nato proprio in un altro settore, un altro ceto, cioè hai creduto proprio perché i genitori si vede che sono nati così, hai fatto proprio tutta un'altra vita, noi siamo nati in un altro modo. Cioè, ma per te va bene, io sono felicissima per te, però noi abbiamo un'altra vita, altro divertimento, cioè per questo, cioè, tu stai bene così, noi stiamo bene così, insomma. Non è vero, non è che Dio ha detto che non dovete più vivere, anzi al contrario, è proprio lui che vi dà la vita. Vedendo solo di non agire in determinate cose, in determinati modi, perché questi modi vi portano a uccidere, vi uccidono. Cioè, il peccato è violare le regole di Dio. È come il codice della strada, ha delle regole. Se tu, ad esempio, ti metti con la strada all'impazzata, vai, cominci a andare a tutta velocità con la macchina, succede un incidente, sbagli, esci con la strada, succede un incidente, la colpa chi la taglia? Il codice della strada? No, per caso è mio, hai ragione. Ma sì, ma cioè, sì, però mo stiamo a fare troppa fantasia, insomma, questa cosa, mo è... Che cosa stai facendo? Daniele, io sono contentissima perché guarda, proprio mi scoppia il cuore di gioia per te, però noi ci avremo un attimino da fare, quindi poi io vieni a parlare, non te pare, cioè, quando torniamo, però noi mo, insomma, andiamo che ci abbiamo un pochino preso. Aspetta un attimo, cioè, ma senti come questa dire? Sì, certo. Beh, potrebbe essere pure vero quello che dici, ma scusa, tu sei cristiana, non credi a Dio? Non credo a Dio? Oh, sto a Dio con le parole perché poi mi stai offendendo. Io sono cristiana da generazione in generazione, io credo in Dio. Semplicemente io non credo che un po' di divertimento uccide, come dice lui. Uccide? Ma ragioniamo un attimo, no? Ma ragioniamo di che? Dobbiamo partire! Ma si può anche rinviare un attimino, che dove è il problema? Lo sai che c'è? Capito tu questo? Rimane qua sta senti a lui? Vabbè, sai che c'è? Ma che dico? La gente per divertirmene, io la trovo, non c'è un problema di trovare la gente. Vuoi rimani qua, che vuoi racconto io come mi diverto. Tu divertite con lui, ciao! No, sì, domani. Sì, divertite, ma vuoi raccontare per racconto io. L'iniettore, sì. Pensavo che era l'iniettore. Dico, alla fine è questo, a poco ho cambiato, l'iniettore ho cambiato, poi devi partire. Invece era il giorno. Però io ti devo fare una domanda. Io sì, vabbè, a me ho preso qualche chilo, qualche cosa, vorrei fare qualcosa, no? Ma vedo che te ne mantieni te. Ma certo. Come fai? Spiegami come fai. Non è che ci vuole una scienza per mantenere. Cioè sta, guarda, io seguo una regola. E non devi ingannare quella regola o cercare di girarla. Devi rispettarla quella regola. Perché quella è quello che vale. Ma è facile. Quello che mangi, tu sei. Praticamente, se tu te mangi un sacco di porcherie, un sacco di monnezza, il fisico tu rispecchia quello che sei, quello che te mangi. Quindi se tu te mangi un sacco di schifezze, sei... Sei un sacco di schifezze. Però se tu mangi invece sano e cominci a mangiare genuino, mangi sempre, stai attento, tutto quanto, ti curi, e il corpo tuo rispecchia che sei sano, genuino. Ma e questa è la legge, non è che se sbaglio. Capito, però te, cioè, e poi mi piace tu che fai, cioè, parlate tanto bene, ma come fai a riconoscere una cosa sana da una schifezza? Oh, ma mica devi laureare per sapere queste cose, cioè, sono cose che sta, ogni alimento c'ha una tabella nutrizionale, e poi ogni cosa che tu te mangi c'ha dei valori, proteine, carboidrati, grassi, tu devi cercare di non mangiare roba che ti fa male, tutta roba grassa. Da, è che quindi, guarda, tu devi rispettare sta regola, solamente che è buona, non va tanto d'accordo con è genuina, devi cercare di fare via di mezzo, vi sta attento, vi fa con agnese, visto che si magna, patatine, col tuo corpo, patate fritte, ma che donna, dai. Io
però. Dai, iniziamo, poi mi dirai.